C'è una figura che mi ha sempre colpito nella tua vita. Ognuno di noi ha un rapporto indissolubile, profondo con la propria mamma, ma per te rappresenta qualcosa ancora oggi di importantissimo. Tant'è che mi ha colpito moltissimo vedere un reel in cui c'è un composite di foto accompagnato da questa canzone. Ve lo voglio far vedere e sentire. In aria a far castelli noi, e abbiamo urlato al vento per cantare noi gli anni più belli noi. È un piccolo frame di una bellissima canzone di Claudio Baglioni con le foto che ti ritraggono insieme alla tua mamma. Alla mia mamma, alle mie sorelle e a una mia zia. Questo reel io l'ho fatto, lo faccio ogni anno il giorno del suo compleanno perché lei mi manca ogni giorno. Ci hanno separate, io come quando parlo di lei non ce la faccio. Quando dici ci hanno separato, puoi spiegare meglio a chi questa storia non la conosce e per quale motivo? Beh, l'ho detto anche altre volte, ci hanno separati da piccoli perché gli assistenti sociali firmarono perché mia mamma rimase sola, mio padre se ne andò in Germania con tutti questi bambini piccoli e pensavano che lei non ci potesse accudire. Quindi hanno firmato, ci hanno presi, buttati dentro una camionetta e portati in un collegio. Quanti anni avevi? Io avevo un anno e mezzo. Un anno e Un anno e mezzo. mezzo. Quindi non hai nessun ricordo di quel momento. Poco, ricordo delle mani fredde che mi prendevano e lei che urlava. Poi in collegio vedevo l'ombra di questa donna, ma la riconoscevo dal suo profumo. Mia mamma aveva sempre un profumo meraviglioso. Veniva una volta al mese in questo collegio, quindi la distanza è come Roma-Milano, perché lei da Sassari veniva a Cagliari, ci pettinava, ci dava da mangiare, ci dava questa carezza e se ne andava. Poi dopo 8 anni lei ha ripreso le firme, ha pagato e si è ripresa i suoi figli e mi ha detto io sono la tua mamma e io ho detto che cos'è una mamma? E lei mi ha insegnato giorno per giorno che cos'è una mamma, una grande mamma. Pamela, che cosa hai imparato? Che cos'è una mamma? Una mamma è colei che ti protegge sempre, che ti dà degli insegnamenti, per esempio. Lei mi ha sempre insegnato a non odiare nessuno, anche a quelli che ti fanno del male, di Neanche andare tuo sempre a papà? testa alta. Anche il mio papà, io non l'ho mai odiato. Lei mi ha detto non odiarlo. È Tu un non l'hai mai uomo. conosciuto? Certo che l'ho conosciuto, sì. L'ho A che età l'hai conosciuto? conosciuto a 9 anni. E poi da grande l'avevo ricercato e non mi aveva risposto. Vide una mia intervista su un giornale. Si era messo con questa donna e lui mi disse: guarda, non Perché hai devi più fatto questo parlare gesto? perché non voglio parlare di quella persona, non c'è più Perché neanche lei, non c'è più. È è stata violenta con voi? stata violenta, era una donna che mia mamma aiutava come una sorella e si è portata via nostro padre, mio padre. E quindi io lo cercai da grande. E lui vide una mia intervista e ha detto non devi più parlare di me. Ma non sono io, è lei che non vuole che parli. E Tu alla io. tua mamma dedichi non solo ogni anno un reel sui tuoi social, ma hai dedicato a lei delle parole e una canzone che io voglio far ascoltare al cast in studio e al pubblico a casa. Sentite. Arrivi, accende il tuo bisogno di vivere una vita, essere libera. E quando il buio soffoca le tue incertezze, ma trovi quel coraggio per rinascere, sarà un giorno in più per non mollare. Ragione contro la follia, non smettere mai di sognare, non smettere mai di provare, di credere che un giorno questo mondo possa diventare.
Grazie.